Laura era bloccata nell'auto in fiamme. Non sono riuscito a tirarla fuori. Non sono riuscito a salvare mia figlia. Dove ho sbagliato? Cosa potevo fare diversamente? Paolo Origliasso ha affrontato l'orrore di bruciarsi le mani nel disperato tentativo di liberare sua figlia, la piccola Laura di soli 5 anni, nel vano tentativo di metterla in salvo. Tuttavia, l'auto della famiglia è stata colpita da un frammento dell'aereo delle Frecce Tricolori precipitato all'aeroporto di Caselle a Torino e si è incendiata con Laura ancora a bordo. Questi momenti tragici saranno indelebili nella sua memoria, così come in quella di sua moglie, Veronica Vernetto, che ha cercato coraggiosamente di aiutare suo marito. Anche lei ha subito ustioni alle mani e agli arti, ma tutti i loro sforzi sono stati inutili. Sono riusciti a mettere in salvo soltanto il loro figlio maggiore, Andrea, di 12 anni. Per Laura, invece, non c'è stato nulla da fare. Questa tragedia ha avuto luogo sabato 16 settembre, mentre la famiglia stava viaggiando in macchina a San Francisco al Campo, a pochi passi dall'aeroporto. La famiglia Origliasso vive a breve distanza e stava tornando a casa dai loro nonni. L'incidente è stato causato dal pilota dell'aeronautica militare Oscar Del Do, maggiore delle Frecce Tricolori, che hanno incontrato problemi durante la fase di decollo. Il giorno successivo aveva in programma una performance aerea proprio a Torino e stava effettuando le prove dell'acrobazia con i suoi colleghi. Si pensa che un gruppo di uccelli abbia interferito con il motore del suo aereo, causando il malfunzionamento. L'MB-339 è diventato completamente ingovernabile e si è schiantato. Quando il pilota, un friulano con una vasta esperienza e oltre 2000 ore di volo, noto come Pony 4 nella pattuglia, si è reso conto che non poteva fare nulla per salvare l'aereo, ha cercato di deviarlo dalle case, facendolo atterrare all'interno del perimetro dell'aeroporto. Questo è stato l'ultimo gesto compiuto prima di espellere se stesso dall'aereo. Purtroppo la vettura della famiglia Origliasso è stata coinvolta nell'incidente. Un frammento dell'aereo, che era andato in fiamme, ha colpito l'auto in pieno e in un istante, all'interno dell'abitacolo si è scatenato il caos. La potenza dell'esplosione ha addirittura sollevato e ribaltato l'utilitaria. Nonostante tutto, i due genitori sono riusciti a uscire dall'auto, portando in salvo il loro figlio maggiore. Purtroppo, secondo alcuni testimoni, l'auto ha preso fuoco mentre tentavano di soccorrere la piccola Laura, intrappolata tra le fiamme, e la sua tragica fine è stata inevitabile. Il fratellino Andrea e la madre Veronica Vernetto sono stati ricoverati in condizioni gravi a Torino, rispettivamente a Regina Margherita e al CTO, poiché avevano riportato ustioni significative nell'esplosione dell'aereo. Il padre, Paolo Origliasso, è stato dimesso dopo poche ore poiché le sue ferite erano meno gravi. Anche il pilota è riuscito a sopravvivere. Dopo un breve ricovero presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, è stato in grado di fare ritorno a casa. Così l'attesissimo spettacolo delle Frecce Tricolori nel fine settimana si è trasformato in una tragedia, di fronte agli occhi di migliaia di spettatori increduli che stavano assistendo alle prove quel giorno. La procura di Ivrea ha avviato un'inchiesta sul tragico evento. Mauro Loduca, residente nelle vicinanze della pista, è stato il primo a raggiungere il luogo dell'incidente e ancora oggi ricorda vividamente quel terribile momento. «Ho visto i genitori disperati perché non erano riusciti a estrarre la bambina dall'auto in fiamme. Ho sentito un boato e la casa ha tremato». Inizialmente l'uomo non si è reso conto di quanto fosse accaduto. «Sono sceso per strada e ho visto i genitori della bambina, erano disperati, piangevano, erano tutti bruciati. Ho capito che erano affranti per la loro bambina. Non erano riusciti a tirarla fuori dalla macchina che aveva preso fuoco. In quel momento non c'erano ancora i soccorsi. Sono arrivati dopo, ma non li ho chiamati io. Altre persone. Avrei voluto fare qualcosa, ma ormai era già troppo tardi. L'auto era completamente avvolta dalle fiamme. Né io né altri abbiamo potuto farci niente. È stato terribile. Ma qui abbiamo sempre paura, penso spesso. Ma se uno di questi aerei dovesse mai avere un guasto, che cosa succederebbe? Noi abitiamo qui, con le case proprio attaccate alla pista. Gli aerei ci passano sopra tutti i giorni, sono un pericolo.
I primi soccorritori ad arrivare sono stati i vigili del fuoco, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni. Buttavano acqua da dentro l'aeroporto sull'auto, ma ogni tanto si fermavano, tanto era tardi per quella povera bimba. Molti spettatori si erano riuniti per assistere allo spettacolo delle frecce tricolori, ma si sono ritrovati invece a essere testimoni di una tragedia orribile, immortalata in diretta da decine di telefoni cellulari. In breve tempo i video dell'incidente hanno iniziato a circolare sui vari social media. Le riprese mostrano l'aereo delle frecce tricolori che perde quota, il pilota che si espelle con il paracadute e l'aereo che si schianta e prende fuoco. Le immagini sono seguite da una colossale nube di fumo nero. Il pilota ha comunicato al suo caposquadra: «Ho un problema al motore, mi devo sganciare dalla formazione». Ha cercato disperatamente di mantenere il controllo del velivolo fino a quando ha potuto, dirigendolo lontano dalle abitazioni. Solo in quel momento si è espulso dall'abitacolo, senza sapere che proprio in quel punto stava passando un'auto. Ha ribadito più volte: «Non ho visto quella macchina, ho dovuto lanciarmi o sarei morto». Gli altri aerei della squadriglia hanno poi effettuato l'atterraggio presso l'aeroporto di Linate. In precedenza, sempre a Torino, c'era stato un altro incidente all'aeroclub. Un velivolo, durante la fase di atterraggio, era uscito di pista a causa di un problema ai freni. Fortunatamente, in quel caso, i piloti erano rimasti illesi. A seguito dell'incidente, l'esibizione delle frecce tricolori prevista per il giorno successivo è stata naturalmente annullata. Il pilota coinvolto è attualmente oggetto di un'indagine. Le circostanze dell'incidente sono sotto esame da parte della Procura di Ivrea. Spiegando quanto accaduto, il presidente dell'Aeroclub di Torino, Alberto Bannino, ha dichiarato: «Si parla di un bird strike, ossia il risucchio nel motore di volatili, ma è chiaro che bisognerà aspettare tutte le perizie del caso. Purtroppo, quando gli uccelli finiscono nel motore, si crea una situazione davvero complicata da gestire». Il pilota, affranto, continua a ripetere: «Penso solo a Laura, solo a lei».